Enoteca La Canevetta nel cuore di Barbarano, tu sai che è pazza, no? Professionista. Ecco, tu dici professionista e dico pazza perché mi è più simpatico così. D'altronde i giornalisti hanno sempre ragione, visto che il microfono lo io. Sì. Una battuta. Allora, grazie intanto Stefania, grazie per questa splendida serata, siamo già partiti, no? Abbiamo già preso la grana, come no, i soldi, la grana nel senso del motore che si sta avviando. Pecoraro, chi sei, cosa fai, dove? Allora, buonasera a tutti, Enrico Pecoraro della cantina Pecoraro. L'azienda si trova a Mossano, circa un chilometro da qui. Poco distante. Sì, vicinissimo, il paese di fianco, è più lontana la strada che non fa in linea d'aria. Linea d'aria, ecco. Ecco, la zona appunto è quella di Colli Belici, molto importante, rinomata per la produzione di vini rossi, in particolare per il Tai Rosso. Il Tai Rosso è un vino prettamente con questo nome coltivato nei Colli Iberici, anche se è a tutti gli effetti un vitigno internazionale, altro che per differenza. È declinato qua. È declinato qua, ma in Sardegna si chiama Cananao, in Francia si chiama Grenache, in Spagna Alicante, ad esempio. Ecco, però cambia in base al terroir, in base al clima, all'ambiente pedoclimatico, cambia anche la tipologia del vino e di conseguenza cambia anche il nome, mentre a differenza un Cabernet è più o meno uno standard in tutto il mondo, il Tai Rosso, in base a dove viene coltivato, si adatta e produce. Come lo proponi? Allora, il nostro è una vendemmia, l'ultimo sempre l'ultima vendemmia, fresca, giovane. Abbiamo un vigneto coltivato a Pergola per questa produzione. Produciamo circa sui 110-115 quintali ettaro. Facciamo una vendemmia in epoca normale, quindi in epoca normale per il Tai Rosso vuol dire circa la seconda barra terza settimana di settembre. Quest'anno è stata un'eccezione, abbiamo fatto la quarta. Però ecco, vendemmia ottimale, poi facciamo una fermentazione acciaio con temperatura controllata e sviniamo dopo in base all'anno quando il vino ha un bel colore rosso rubino e lo sviniamo e poi facciamo l'imbottigliamento, diciamo, in questi giorni, ecco, per la vendemmia 2016. Sui bianchi invece? I bianchi noi produciamo come azienda il Tai, è il nostro per il momento unico vitigno bianco che produciamo, ma il Tai non è nient'altro. Ne pochi ma buoni, io sono sempre di questa cosa. Beh, noi ci impegniamo, ecco, al massimo per questo Tai, ecco, un vino abbandonato da quasi tutte le aziende a causa di un vino che è difficile un po', è più un vino da pasto che da aperitivo, ecco, se vogliamo. E per questo appunto. Cioè, in tempi di prosecchi, voglio dire, no? Un po' è dura. È dura assai, certo, sì. Certo. Però diciamo, ecco, un vino fermo nel caso nostro, quindi qualche anno fa andava molto di moda il Chardonnay Sauvignon e quindi vini molto più freschi, molto più fruttati, più idonei all'aperitivo che al pasto. Esatto. Questo è più un vino da pasto, ecco, però siamo contenti, siamo rimasti tra i pochissimi a imbottigliarlo ad hoc, anche questo vino ad hoc. E il vecchio Tokaj, ecco, il Tokaj italico, certo. Tokaj bianco. Quindi poi i criminali politici che abbiamo ce l'hanno fottuto, anche se diciamo così non c'entrava niente col Tokaj ungherese. Comunque vabbè, non voglio ritornare su. Esatto, sono discorsi che sono storie ormai. Storie. Sì. Questo invece? Ecco, qui come azienda noi siamo molto attenti, come ripeto, alla valorizzazione del territorio, quindi al Tai Rosso. E anche grazie all'innovazione che abbiamo portato in cantina, sia tecnologica che umana, mio fratello è enologo, e abbiamo sviluppato diverse espressioni, se vogliamo, ecco. Abbiamo appunto questo rosé, che è un Tai Rosso in purezza, metodo Charmat, quindi fermentato in autoclave. Questo va bene per le donne, anche un po' ammiccante. Ma dire in la realtà verità. È un brutto. Anche se a differenza, anche se sono orgoglioso di dire che comunque bevendo questo vino, se volendo possiamo anche aprire e fare un bel brindisi, sì, assieme. Quando passiamo con la parte per di là, no? Con Bertelli, poi con Paolo, facciamo anche un bel brindisi accompagnato. Ecco, diciamo con il Tai Rosso, ecco appunto, si sente molto il frutto, ecco, quindi è la bellissima nota che ha lui, caratteristica dell'uva Tai. A fianco a questo abbiamo anche un metodo classico, quindi rifermentato in bottiglia, simile stile champagne, se vogliamo, sì, okay. Ecco, per capirci. È un 36 mesi nel nostro caso, dosaggio zero, quindi anche qua abbiamo voluto e cercato di mantenere il più possibile il vitigno, quindi abbiamo voluto farlo a dosè appunto per questo. E poi l'altra versione, anche noi abbiamo un vigneto piantato apposta ad alta densità perché produce la nostra riserva di Tai, ecco, queste sono la nostra gamma.
Allora, voi dovete sapere, lui forse non se lo ricorda, ma io uscii una decina d'anni fa con la rivista L'Etichetta, che allora era diretta da Gino Veronelli. Eravamo stati in quella splendida, perché loro hanno poi una sede che è una cosa dove si può fare qualsiasi cosa, voglio dire, no? Sì, è un antico convento del 1200, ecco, quindi abbiamo un porticato con 10 archi in pietra originale di Nanto, quindi anche rarissimo ormai, certo. Vuole dire che le cave sono tutte chiuse, certo. Ma oltre all'aspetto, diciamo, dei materiali usati, anche l'aspetto scenografico, è un mossano nelle avalle dei mulini, 13 mulini all'interno delle avalle, nell'anfiteatro naturale creato dalle colline circostanti c'è la nostra abitazione, che abitazione e cantina, perché comunque noi siamo abitare la storia, si potrebbe dire, veramente. Abitare la storia e comunque mantenere la storia, cercare di portare avanti, ecco, io sono nel caso di portarla avanti, io sono la quinta generazione della famiglia Pegoraro che fa vino, e quindi però riporti bene, riporti, voglio dire, beh, ho 34 anni, insomma, a luglio, era battuta, luglio. Era. Ci vediamo in azienda allora per continuare la nostra chiacchierata. Volentieri. Ecco, una cosa che mi preciso, certo, che cerco sempre di dire perché mi piace dirlo, è che noi siamo produttori di uva, vinificatori e anche imbottigliatori. Fate tutto. Il nostro ciclo completo, sì. Massima garanzia per il consumatore, dall'uva alla bottiglia. È stato di una chiarezza. Grazie, al prossimo appuntamento. Grazie. Siamo dove? Dove siamo qua? Barbarano, alla Enoteca La Canevetta. Sì. Stefania non se la sentiva di fare da solo l'intervista e quindi ha chiesto aiuto al figlio Manuel, che è la sua, cos'è, settima colonna, così. Manuel, un po' di storia di questo locale. Questo locale è nato con un'officina molti anni fa, un'officina meccanica di moto, poi è diventato un negozio di biciclette e infine è diventato un locale, enoteca. È nato come enoteca molti anni fa, più o meno quanto? Sarà 50 anni fa. Dopo, diciamo, le prime due vite, esatto, si è riciclato e è diventato finalmente enoteca osteria, diciamo. Esatto, così. E noi ce l'abbiamo da 6 anni e mezzo, 7 anni, il primo di agosto di quest'anno. Però non hai la faccia sofferta ancora, cioè si vede che devi lavorare ancora un po'. Posso farcene ancora qualche anno. Ok. 20-30 anni. Cosa fate di bello? Intanto, vabbè, enoteca, perché offrite che la carta dei vini come è concepita? La carta dei vini, cerchiamo sempre di cambiare i vini, devo sempre vini nuovi, ogni 10-15 giorni di solito cambiamo sempre la nostra offerta di vini. Bianchi, rossi, bollicine, vini dolci. Una predilezione per il territorio della Riviera Bellica, ovviamente, credo. Ovviamente, sì, ma anche vini toscani, vini delle pulicelle veronesi, cioè cerchiamo sempre di variare. È una scelta, insomma, complessiva. I nostri regionali, la nostra zona ci abbiamo sempre e quindi le varie regioni li cambiamo spesso. Stefania, io ho mangiato, non ancora da assaggiare, a dire la verità, il risotto alla marrone, che so che è non più ultra qua. Cosa offrite come assaggi, degustazioni? Allora facciamo dei bocconcini, bruschetteria, piedine, toast. Allora, la bruschetteria l'ho assaggiata, eccezionale. Sì. Mi manca sempre, ripeto, il risotto alla marrone. La prossima settimana proveremo la manchevolezza. Sì, provvedere. Sì, ok. Sì. E niente, gli affettati misti sembrano del territorio. Quindi con questo stile di enoteca con piccola cucina, diciamo, dico piccola non perché non è importante, no. Ma perché non è il pranzo inteso così. La clientela, Manuel? La clientela, diciamo, di giorno è un po' più anziana, diciamo, più matura, la notte è più giovanile. Fine settimana più giovanile, fine settimana abbiamo molta gente che gira a turisti. Ecco perché Manuel arriva allora, no? Per tenere botta con le fasce più giovani d'età. Scusa, una battuta ma è vera, voglio dire, no? Così. Sì, diciamo che fine settimana ci sono tanti ciclisti, molti escursionisti, perché abbiamo molti sentieri, certo, qua nella nostra zona. E poi, sì, esatto, poi con i vari locali ci sono, c'è molta gente che gira. Aspettate anche per esempio gli amici delle bocce, sodalizi che si incontrano qua, sì, mi pare di aver visto. Sì, squadre di calcio, squadre di pagliavolo, i cavalli, vediamo, sì, anche, facciamo lo sposo. Più da osteria che da una teca, nel senso bello del termine, voglio dire, ancora punto di incontro per parlarsi, ciacolare, non avere problemi. Cosa c'è dietro l'angolo, Stefania? Cosa ti aspetti per un futuro che è prossimo? C'è già il futuro, voglio dire, Manuel.
Beh, oddio, diamo un'altra, come si dice, vogliamo aprire un altro locale. Un ristorantino, no? Possiamo dire, in anteprima assoluta. Sì. E disgraziato sarà lui che lo prende in mano, allora ha messo bene anche. Ah, bene, ce n'è bisogno proprio. Non ho detto niente. Okay. Quindi quanto prima, insomma, quanto prima? Quest'estate di riuscire a farcela, insomma. Ci prenotiamo già per la presentazione. Grazie a voi e ci rivedremo quanto prima per assaggiare i vini del territorio proposti da voi. Grazie, al prossimo appuntamento. Grazie a voi. La rete di borghi europei del gusto è arrivata nella Riviera Iberica, a dir la verità la seconda tappa che facciamo qua all'Enoteca La Canevetta della Steffi. Se lo merita però, non dirglielo se la vedi, però insomma siamo ragazzi un po' che valutano i personaggi che ci sono, mangiano, bevono, però dopo sappiamo valutare se uno vale o non vale la pena. Cosa ti sei inventato sti vini biologici? Pialli? Dai, racconta un po' di storia dell'azienda prima di tutto. Beh, diciamo che l'azienda nasce, diciamo, dalla vecchia azienda di mio nonno, che diciamo risale terza generazione. Terza generazione, esatto, risale più o meno verso gli anni 50. Quando sono un fazzoletto di terra che adesso, diciamo, è restato sempre un fazzoletto, però diciamo abbiamo puntato, diciamo, sulla qualità, sulla bassa produzione. E siamo partiti a fare biologico, quando fare biologico era un po' da pazzi. Era un'avventura, no, ancora, era un'avventura. Esatto. Adesso sembra che lo facciano tutti, lasciamo stare. Ecco. No, ben venga, insomma. E ben venga se è buono, se è fatto, esatto, se è veramente, esatto, biologico. Esattamente. Noi pensiamo la stessa cosa, deve essere innanzitutto buono, poi se è anche sano, meglio. Certo. Noi siamo, io faccio, cerco di fare vino più naturale possibile. E anche perché il primo consumatore del mio vino sono io. E quindi se lo bevi te e non sei morto vuol dire che è buono. Esattamente. Perfetto. E no. Però ecco, diciamo che siamo andati anche oltre il discorso del biologico, certo, perché il discorso biologico è abbastanza un, adesso come adesso, è abbastanza un fatto commerciale, ma quando siamo partiti noi... Ma no, non sto a dirmi, detto da te mi rincuoro. No, nel senso... Perché se lo dico io mi dicono che sono insolito, no, che fai discorsi cattivi. No, invece, no, mi spiego meglio, che allora c'è un regolamento che certo, diciamo, descrive un po' il protocollo, okay, per la viticoltura biologica. Adesso, cioè, con la ricerca che c'è stata, diciamo, negli ultimi anni, si può anche andare oltre, cioè, addirittura ci sono dei prodotti che non escludono l'uso del rame, dello zolfo in vigneto, però ne diminuiscono le dosi. Sì. Quindi diciamo che sì, anche siamo, visto, abbiamo fatto parecchia strada. Questo, è una discussione anche su questo. Esatto, anche con la solforosa abbiamo fatto passi grandi, siamo passati, diciamo, dagli 80, 70, 80 mg dei miei nonni, quando facevano, certo, il vino i miei nonni, a 20, 25, 30 mg. Una diminuzione sostanziale. Esattamente. E noi la indichiamo anche in etichetta. Buono, Barbarano, allora spiegaci la produzione, il, allora, tipo di vini. Noi siamo un'azienda monovarietale per adesso, abbiamo in coltivazione un impianto di Garganega che sarà più o meno in produzione tra 3 anni, però per il momento facciamo solo il Tai Rosso, facciamo 3 versioni, una base con 6 mesi di legno e 2, diciamo, chiamiamole così, riserve, che sono che io chiamo Barbarano perché ritengo, diciamo, la versione superiore. Il cru, diciamo. Il cru. Riserve, una da 18 e una da 36 mesi di rovere. Quindi ecco, diciamo che abbiamo introdotto il legno su questa varietà, che poi va bene, si è scoperto che è parente del Grenache qualche anno fa, e quindi si scoprono antichi, sì, e nobili origini, diciamo. Esattamente. Commercialmente come te la cavi? Beh, oddio, a chi vendi? Diciamo che per vendere 10.000 bottiglie non è che si devono fare salti mortali, grandi fatiche. No, sono vini, diciamo, accessibili, arriviamo, diciamo, sui 40 euro su questa bottiglia qua, ma diciamo sì, partiamo dai 10 euro in su, ecco. Quindi insomma, però, abbordabili. Sì, sono diciamo ristorazione, privati, altri Grenache che sono, sì, facciamo soprattutto ristorazione. Pagano i ristoranti? Sì, dai, la Steffi. No, la Steffi paga di sicuro, sono, cioè, fuori discussione. Sì, magari. No, sì. Diciamo che noi abbiamo clienti molto selezionati, esatto. No, perché trovo ogni tanto qualche vignaiolo che dice, no, porca miseria, mi tocca fare da banca ai ristoratori, no, mi tocca fare da banca. Diciamo che si
può fare, diciamo, se ne vale la pena, se è un investimento, si dice così, no? Ci si dà una mano qui in zona, diciamo, ecco, no? Una battuta la mia, però è un problema vero questo, è un problema vero, non sicuramente con la tipologia di ristorazione di successo che c'è anche qua. Diciamo che il livello medio è buono, noi ce ne siamo scarazzati avanti e indietro per capire un po' la qualità, ci sono ovviamente differenze di situazioni, però complessivamente direi che il livello della ristorazione è buono. C'è solo un unico problema: che i coliberici li conosciamo io e te, al di fuori del territorio. Quello è vero. Su questo siamo rimasti testoni noi altri veneti, cioè continuiamo a non promuovere le nostre cose. Però, scusa se lo dico, ma diciamo che, ecco, nel nostro piccolo riusciamo, diciamo, anche a vendere vino un po' all'estero, diciamo un 30% va all'estero della nostra produzione. Nord Europa, tipo questi sono vini molto apprezzati nei paesi nord. Sì, sicuramente. Sono vini, diciamo, che sono apprezzati più all'estero che lo fa qui da noi nella nostra zona. Vabbè, se ti comporti bene, cioè nel senso buono del termine, siccome la nostra è una rete di borghi europei del gusto, abbiamo delle degustazioni in Belgio, in Danimarca, in Norvegia, eccetera, potremmo, sarà il nostro piacere presentare. Volete. Veramente, va bene. Devi ringraziare sempre la Belva che c'è qua, perché è grazie a lei che siamo arrivati a conoscerci e a collaborare. Intanto grazie, dopo buona degustazione, grazie. E ci risentiremo in azienda, perché sai che noi dopo veniamo anche a fare il servizio in azienda. Grazie a te, al prossimo grazie appuntamento. Arrivederci. Via. Enoteca La Canevetta, siamo qua con Paolo del salumificio Bertelli di Montagnana. Esatto, buonasera. Reduce dei successi dell'Expo, cosa è successo all'Expo, Paolo? All'Expo abbiamo presentato questo prodotto che è il nostro cavallo di battaglia, è un lardo arrotolato praticamente. Certo. Sono sette strati di lardo. Questo lardo viene scelto con dei maiali particolarmente, certo, grassi, che hanno italiani. E senz'altro, rigorosamente italiani. Gran suino padano DOP per l'esattezza. Okay. E questo qua praticamente è un lardo che io vado a scegliere personalmente nel mio macello di, certo, fiducia. Prendo appunto questo lardo che ha queste particolari venature, come vedete sono sette strati di lardo, viene preso, salato, speziato, viene messo su delle vasche, rimane lì a stagionare parecchio tempo, poi viene assemblato, legato e viene stagionato per diversi mesi. Eccezionale. Però adesso facciamo un passo indietro, chi è Bertelli, come nasce, con la storia? Praticamente il mio salumificio nasce circa una trentina d'anni fa. Mio papà ha sempre lavorato in un prosciuttificio lì a Montagnana. Voi sapete benissimo che Montagnana è tanto rinomata per il prosciutto crudo dolce, certo, di Montagnana. Fontana e altri. Fontana, Soranzo, eccetera, Daniole. Invece sulla scia di quello che faceva mio padre, durante l'inverno faceva un po' di salami. E poi io ho pensato di portare avanti questa tradizione. Quindi abbiamo creato questo salumificio assieme a mio padre. E ci siamo sviluppati creando nuovi salumi, perché noi facciamo salami, pancette, soppresse, tutti i salumi classici, però abbiamo creato anche tante cose nuove, specialità. Esatto. Un'altra specialità che noi abbiamo, diciamo, creato e adesso è ancora in fase di perfezionamento, però diciamo che il risultato è già buono, è questo prodotto che si chiama Cuscino di Venere. Cuscino di Venere. Esatto, questo adesso noi non lo venire in mente la padrona del locale qua, la Venere del locale. Vai. Adesso qua no, purtroppo non lo vediamo intero, però certo, immaginiamo il doppio di questo prodotto, quindi si presenta proprio come un cuscino. E abbiamo detto Cuscino di Venere perché, cioè, è talmente buono che sembra che dorma. È sontuosa l'idea. Okay. Questo che cos'è invece? Sì, questo qua è appunto il Cuscino di Venere. Già tagliato. E poi abbiamo qui un altro prodotto, sempre per parlare di particolarità. Questa qua è una salamella, praticamente è sempre un impasto di salame, solo che viene aromatizzato diversamente, viene leggermente affumicato e praticamente creiamo un salume molto particolare e molto sfizioso, soprattutto per qualche spritz, così è molto buono. Detta anche salamella da passeggio, perché si può sbucciare così e mangiare come un gelato praticamente. Salamella da passeggio, bellissima. Ecco, poi tu hai anche una degusteria, mi pare, no? No, noi abbiamo una tigelleria. Una tigelleria, ecco. Esatto. Che cos'è? La tigelleria. Ho visto su internet per quello. Grazie. In quel di Este, qui a pochi chilometri, abbiamo creato questo locale dove possiamo assaggiare tutti quanti questi salumi, ma anche molti altri di quelli che noi produciamo, abbinati alle tigelle.
perché gnocchi fritti, gnocco fritto e tigelle. Mi sono, informato, anche vi aspetto nel locale. Sì, certo, verremo a fare i servizi, esatto, sia nel locale che grazie perché abbiamo pensato che comunque il binomio tigelle e salumi è molto azzeccato, certo, anche se la tigella magari è un prodotto più emiliano, però vedo che è molto, cioè, è amicante, certamente i ragazzi veramente vanno fuori di testa, sì, queste, sì, cose, sì, sì. Allora, con Paolo ci rivedremo, intanto è stata bellissima conoscenza in questo contesto, ovviamente ci rivediamo la prossima settimana sia per conoscere la tigelleria che per venire in salumificio per fare un servizio ancora più ampio di questo. Intanto grazie, grazie a voi e al prossimo appuntamento, Paolo. Grazie mille, buona serata e buona degustazione. I vagabondi del gusto continuano questa cavalcata. Noi ci siamo già conosciuti l'altro giorno all'azienda agricola Le Mandolare. Enrico, spiegaci questa grande novità di Casa Mandolare, oltre all'olio di cui parleremo venerdì nell'intervista che faremo. Certo. Allora, l'azienda parte nel 98 come agriturismo e fin dall'inizio nasce come azienda biologica. Uno dei prodotti principali è l'olio. Poi il vino veniva vinificato appunto per l'agriturismo e dopo qualche anno l'agriturismo viene chiuso, per cui il vino non serve più. Resta l'alloggio ma non rimane, la cucina. Rimane l'alloggio, non la cucina, e l'uva del vigneto viene venduta ad altre cantine perché non interessa più per il fine alimentare. L'anno scorso abbiamo deciso di iniziare a produrre anche una nostra bottiglia per i clienti comunque del Bed and Breakfast. Che apprezzano. Che apprezzano decisamente. Infatti proponiamo diverse degustazioni in azienda proprio per far conoscere i nostri prodotti. Il problema principale per questo prodotto era trovare un'azienda biologica, una cantina biologica che riuscissimo ad avere un rapporto anche di lavoro per ottenere comunque una collaborazione e un prodotto tipico, anche perché qui si parla. Hai trovato un matto che è qua davanti, sì, che abbiamo intervistato prima. Alessandro, no? Alessandro Pialli. Infatti, oltre all'amicizia c'è anche la possibilità. C'è l'amicizia e la stima professionale, ovviamente. Certo, di collaborare dal punto di vista biologico. E insieme abbiamo inventato, non è inventato nulla, perché poi alla fine è un prodotto tradizionale fatto con i metodi tradizionali, un prodotto comunque biologico. Che si chiama parla Carisio. Carisio, sì. Perché Carisio? Sì, sì. Perché Carisio è il nonno della proprietaria, Pasqualotto Lidia, e in ricordo del nonno, lei si ricordava fin da piccola che produceva il vino in casa e ha voluto ricordarlo con la prima bottiglia ufficiale, diciamo, dell'azienda. Caratteristica di questo vino, allora, nasce, il vigneto è situato in una zona collinare, esposta al sole da tutto il giorno, da mattina fino a sera. Il terreno è calcareo, per cui si hanno vini parecchio strutturati. L'annata di questo vino è il 2014, quindi ricordiamo un attimino la situazione climatica, molte piogge anche in periodo estivo, però la collina e l'esposizione ci permette comunque di avere un vino sufficientemente strutturato e con, in questo caso, anche proprietà aromatiche piacevoli, perché l'annata le ha favorite. Altre cose, la produzione è bassissima, si parla di 600-700 bottiglie. Anche la produzione è una chicca, è una chicca, esatto, e ci teniamo così tanto perché è il nostro vino, anche se la varietà dell'uva non è tipica della zona, perché si parla di pino bianco con un piccolo leggero taglio di uva Sauvignon e quindi non ha la tipicità della zona, però ha una caratteristica piacevole e, dal punto di vista della struttura, della posizione, quindi rappresenta nell'effettivo proprio quello che è l'azienda. L'azienda è situata da tutti i punti di vista, diciamo, esatto, esatto, una posizione particolare, il vino è particolare. Ti ringraziamo, l'appuntamento è per venerdì per parlare dell'olio e dopo adesso lo assaggiamo e parleremo male sicuramente. Grazie a te. Grazie a voi.